questo momento in cui diciamo, il governo è stato una striscia delle norme per necessità, ma continuano le proteste di persone impaurite che hanno dubbi, che non si fidano della scienza. Come viene maneggiata questa libertà oggi? Allora, viene maneggiata secondo me molto male. Quando dico molto male, perché poi alla fine il concetto di libertà non è che cambi col passare del tempo. Io dico sempre, ricordiamoci il primo grande pensatore che ci ha spiegato per bene che cos'è la libertà, John Stuart Mill. Stiamo parlando del padre del liberalismo, il quale ha scritto un saggio bellissimo sulla libertà, tra l'altro molto semplice, senza utilizzare tecnicismi o giri di parole incomprensibili. E John Stuart Mill, che è il primo a dire la nostra libertà deve essere assoluta, a proposito di assoluti, però aggiunge: nel momento in cui si crea un pericolo per gli altri, la libertà può essere ristretta. Perché se noi prendiamo il concetto di libertà, non è libertà ciò che porta ad alienare la libertà. E quindi cos'è che ci dice John Stuart Mill? Che noi siamo e dobbiamo essere liberi, nel senso che dobbiamo poter avere la possibilità di costruire la nostra vita sulla base dei nostri valori, dobbiamo poter scegliere. Per esempio, se siamo in uno stato di malattia incurabile, fase terminale, è nostro diritto autodeterminarci. Ma un conto è autodeterminare me stesso e me stessa, altro conto è scegliere degli atteggiamenti che portano immediatamente pregiudizio agli altri. Allora, torniamo un attimo ai no-vax, proprio per incarnare. Allora, sicuramente c'è una parte di persone che ha paura, paura che io rispetto, però io rispetto anche, e forse anche di più, la paura di chi questo virus non lo vuole e che ha fatto di tutto per evitare di contagiarsi. Quindi un no-vax, se non si vaccina, resta in casa, così è libero, indipendente e non crea pregiudizio agli altri. Ma nel momento in cui esce, manifesta, si raggruppa, addirittura adesso è notizia di Covid party nel nord Italia, a Alto Adige, cioè dei party che vengono organizzati con un positivo per infettarsi e non vaccinarsi, con dei risultati catastrofici, perché poi i servizi di terapia intensiva a Bolzano e in Alto Adige sono pieni. Ecco, questo è, non è libertà, questa è una forma di menefreghismo che io non ho nessuna difficoltà a definire il fascistissimo menefreghismo. Il menefrego, ricordate? I, me e myself. Faccio quello che mi pare, ma faccio anche quello che mi pare, non è la libertà. Tant'è vero che Don Milani, all'epoca del fascismo, contrappose al menefrego I care, io faccio attenzione, io mi prendo cura di te. Ecco, la libertà non è mai astratta, è sempre incarnata, e incarnandosi non va in opposizione alla sicurezza, ma va di pari passo con la sicurezza, perché permette a tutti di poter andare avanti, costruire il proprio progetto di vita senza portare pregiudizio agli altri. Quello che colpisce però è...